Eravamo vicino a casa e sentiamo correre dei passi dietro di noi. Scusate, scusate, come cosa? Ci giriamo e c'era appunto questa ragazza con queste tre bambine, dai 2 ai 4 anni, e si sono messe a cantare post concerto, sì. Siamo in Darsena, il posto dove un po' tutto come cosa è iniziato. Tra l'altro, cioè, noi ci siamo conosciuti qua sopra proprio, sì. Primissima volta che ci siamo visti. Poi dopo abbiamo abitato qua vicino. È tutto qua, insomma, qua è un po' l'epicentro di tutto il nostro immaginario. Ormai sono 10 anni che abito qui e viaggiando molto, nell'ultimo anno soprattutto, mi sono resa conto che la reputo casa, perché quando ritorno da un concerto e arrivo a Milano sono contenta di essere a Milano e mi sento a casa. Da un paio di mesi abbiamo preso questo studio in via Bramante. Lo abbiamo trovato perché il nostro fonico lavora lì ed è un po' difficile trovare una struttura del genere a Milano, cioè una stanza attrezzata che ti viene affittata proprio per produrre, ecco. È una figata perché noi scendiamo di casa e troviamo il 14 e arriviamo fuori dalla porta dello studio. Questa cosa del 14 mi ha dato la sensazione veramente che stiamo lavorando adesso come musicisti, perché si va la mattina, si passa davanti al Duomo e questa cosa mi dà sempre quel senso di lavoro, cioè di pendolare di Milano, però mi aiuta anche molto perché mi dà molta concentrazione, ecco. E vedi la Milano dal tram, parti dalla periferia, vedi il centro e poi alla fine torni in una zona, in realtà non è periferica, però è diversissima dal resto di Milano. Chinatown potrebbe essere ovunque. Questa cosa per assurdo crea una bolla anche di concentrazione, perché io quando esco magari a pranzo e vado a mangiare i chioschetti, street food cinese, e spacca, perché comunque ti porta in un'altra dimensione. Adesso stiamo registrando in questo studio che si chiama Indie Hub. Per me è una stanza dei giocattoli, perché ho lo studio già allestito, già perfetto, devo solo schiacciare start e si illumina tutto, e quindi insomma possiamo veramente divertirci a produrre i pezzi, a provare, a stare anche dei giorni semplicemente a ascoltare musica, e quindi la viviamo bene questa cosa, anche che diciamo ci ha portato in un'altra zona di Milano. Nel nostro piccolo laboratorio abbiamo un piccolo studio nello studio, che è più un posto dove stiamo facendo tutti i provini dei pezzi nuovi, è più un divertirsi con la musica, insomma pian piano ci sporchiamo le mani col suono e cerchiamo di creare delle nuove idee, nuovi beat, una volta è una chitarra, una volta è un riff di tastiera, e pian piano poi i pezzi prendono forma. Sicuramente qua comunque è un posto che anche se cambia ci stai sempre bene, perché poi la notte è un po' più vivo, il giorno è un po' più turistico, però insomma ogni momento ha il suo bello. Adesso è molto rilassante stare qua con le paperelle.